L'avvocato Andrea Herman, buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Allora, in questo frattempo è uscita una sentenza e poi ci sono anche altri così suggerimenti da dare ai nostri risparmiatori. Sì, allora di sentenze in verità ce ne sono state due, una del TAR Lazio, sì, ed un'altra del Tribunale Ordinario su un ricorso d'urgenza ex articolo 700 CPC promosso da un legale trevigiano, l'avvocato Calvetti, per i propri clienti, sì, che sono anche quelli curati dal coordinamento Don Torta. Sì. Allora, entrambe le sentenze riconoscono il diritto dei cosiddetti esclusi del primo binario, di cui già avevamo parlato nel passato, sì, di essere ammessi automaticamente al secondo binario in virtù di una corretta interpretazione della norma, ma anche di quelli che sono stati i principi di autoconduzione che si sono dati nella commissione d'esame delle domande, specialmente con riferimento al deliberato della riunione dell'8 agosto del 21. Quindi questi due provvedimenti lasciano sperare per i risparmiatori che sono stati esclusi dal primo binario perché vi sono stati degli errori. Il problema qual è? Il problema è che le sentenze ovviamente valide, dico così per rendere comprensibile la cosa, fra le parti che hanno partecipato al giudizio, quindi da una parte Consob, che aveva anche eccepito la propria legittimazione con argomentazioni che il giudice poi ha rigettato, ma i ricorrenti soltanto possono beneficiare del portato della sentenza, perché solo per loro vi è il provvedimento. Allora, noi come associazioni, che in questo momento fortunatamente e finalmente stiamo operando in condivisione, tranne alcune eccezioni, ma siamo circa 12 associazioni che ci muoviamo in questo momento insieme su iniziativa promossa da noi, e noi come associazioni stiamo cercando di fare pressione politica affinché intervenga la politica per indurre Consap a miti consigli, in quanto Consap, pur di fronte a due pronunce di accoglimento delle richieste dei risparmiatori, ha dichiarato di volerle impugnare in grado successivo in tutti e due i casi per sostenere la propria tesi di esclusione dei risparmiatori. Questo rende chiaro che purtroppo in questo momento storico il rapporto fra la politica e lo Stato apparato, quindi il Ministero e i risparmiatori, non è proprio un rapporto idilliaco. Anzi, come già io avevo avuto occasione nel passato, vi è la sensazione che, specialmente da parte del Ministero, in qualche modo vogliano prendersi una piccola rivincita nei confronti del mondo dei risparmiatori, che in qualche maniera li hanno piegati ad accettare una legge che loro non volevano. E qui ritorno su tutta la vecchia storia su come è arrivata la legge FIR, di quali battaglie abbiamo dovuto condurre come risparmiatori, di quale resistenze abbiamo trovato all'interno del Ministero, certo, che assolutamente non voleva questa legge e che poi pian pianino, con tutta una serie di interventi successivi anche nei decreti attuativi, è stata parzialmente sabotata, mutilata, è resa più difficile nell'applicazione, ma comunque è una legge che sinora ha funzionato, ha distribuito un bel po' di denaro, sì, non senza fatiche, anzi sudando sette camicie, ma però ha creato questa struttura dei 4.000 esclusi per l'errata indicazione dei requisiti di reddito patrimoniali. E confidiamo che la politica ci aiuti, ma è da segnalare la grande difficoltà che abbiamo di dialogare con quel mondo, perché di fatto non ci sono più interlocutori. Non so se sia solo un'impressione mia, ma mi pare che sia anche condivisa dagli altri, delle altre associazioni. In questo momento le forze politiche sono tutte al balcone e lasciano fare al governo.
si limitano ad alzare la mano nel momento in cui vengono chiamati ad approvare quasi sempre con voto di fiducia le decisioni del governo. Quindi è un momento estremamente difficile, è un momento delicato e combattiamo, ecco, come al solito combattiamo. Ma come mai, insomma, si sono messi così in disparte e lasciano fare il governo, non sono più attivi, non lo so, anche quelli del nostro territorio che insomma hanno sempre... Il nostro territorio, lei lo sa, io l'ho detto tante volte, non hanno mai particolarmente brillato. Adesso non ricordo quanti siano i parlamentari espressi dal Veneto, ma sono alcune decine. Sì. E abbiamo tre ministri, possibile che nessuno si interessi? Sì, ecco, qui tre ministri non abbiamo nessun tipo di dialogo. Ah. Ma anche con i parlamentari li possiamo contare sulle dita di metà mano, quelli che sino ad ora si sono mossi nell'interesse del territorio veneto. I leader politici cui facevamo riferimento, sia all'interno del Movimento 5 Stelle che della Lega, perché ricordiamoci che questa è una legge che viene fuori dal governo giallo-verde, hanno cambiato posizioni, non hanno questi interessi, sono disinteressati rispetto ad una vicenda che loro vedono in qualche maniera conclusa e di cui hanno delegato la gestione allo Stato apparato, al MEF, oppure il MEF si è attratto completamente la gestione. È sconcertante vedere come una parte dello Stato, che tutto sommato dovrebbe limitarsi ad applicare la legge, voglia di fronte a due provvedimenti giudiziari esattamente conformi e chiari nella loro logica, e mantenere delle posizioni che a mio avviso sono giuridicamente errate, ma non ad avviso mio, ma ad avviso anche dei giudici del TAR del Lazio, che proprio perché del Lazio non sono gli ultimi giudici amministrativi, e anche del giudice, seppur monocratico, del Tribunale Ordinario di Roma. Quindi di fronte a giudici che hanno esperienza, che hanno competenza, che hanno preparazione. Certo. Eppure lo Stato, quella parte dello Stato apparato, il Ministero, che opera attraverso CONSAP, che è organo strumentale, e vogliono resistere, vogliono andare avanti in giudizio, pregiudicando gli interessi dei risparmiatori, e non se ne capisce il motivo, non se ne capisce assolutamente il motivo. Si mette male, insomma, a quanto pare, ma, CONSAP, che azienda di diritto privato, poi, no o no? Sì, non è che si metta particolarmente male, perché io sono fiducioso che prima o dopo si arrivi ad una soluzione anche di questo problema. Però, come tutta la vicenda del disastro delle banche popolari venete, ogni passo è un sacrificio enorme, perché da parte di chi dovrebbe tutelare i cittadini non c'è nessuna volontà di tutelare i cittadini risparmiatori fregati nella vicenda delle banche. Allora l'appello, come non mai, è diretto alla politica, insomma, perché se non si muovono loro, la politica, i nostri politici, dare questa spinta, insomma, dare questo aiuto in questo momento. Sì, ma lei sa che non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire, no? È vero. Noi, ripeto, ci proviamo in tutti i modi, ognuno per i propri collegamenti, chi con l'uno, chi con l'altro, spingiamo da tutte le parti, e confidiamo che qualcuno si muova. Adesso l'Italia è un bel paese, perché è una democrazia veramente compiuta la nostra, cioè i movimenti, i risultati della democrazia in Italia si colgono al momento delle elezioni. Fatte le elezioni, la nostra democrazia è un pochettino carente. Allora, siccome siamo in periodo preelettorale, auspichiamo che qualche forza politica alla ricerca di voti, e lo sono tutte, si prenda nuovamente a cuore la questione dei risparmiatori veneti, perché ci sono centinaia di migliaia di persone che hanno subito un danno ingiusto, che sono ancora in attesa di verità e di giustizia.
L'altro ieri, quando si è stati al processo di Venezia, l'appello, sì, diciamo, sì, Banca Popolare di Vicenza, sì, un giornalista sì. mi ha chiesto: ma che cosa vi aspettate qui fuori? Dico, beh, insomma, che domanda, una domanda intelligente, dico. Fuori da un palazzo di giustizia che cosa si può attendere? Ci si aspetta giustizia, no? Sì. Però ho fatto questa distinzione, ho detto, per avere giustizia bisogna avere verità. E purtroppo in questa vicenda delle banche popolari venete noi non sappiamo ancora la verità, perché gli imputati vengono processati per una vicenda che è quasi totalmente collegata alle cosiddette baciate, che però non è la vicenda che ha portato al fallimento delle banche. Sono sicuramente reati, ma le banche non sono fallite per le baciate. Sono stati strumenti. Veneto Banca. Sì, Veneto Banca. Sì, specialmente per Veneto Banca sicuramente ci saranno i reati se la magistratura li accerta, per cui io non voglio protestare le sentenze, però posso affermare, lo affermerò sempre e lo affermo da anni, quella banca e anche Banca Popolare di Vicenza non è fallita per le baciate. Ed abbiamo sotto gli occhi istituti bancari che sono in condizioni, sono stati e sono tuttora in condizioni molto peggiori delle banche popolari venete, che ancora operano sul mercato. E quindi a noi risparmiatori piacerebbe conoscere la verità. La verità, bisogna scavare più a fondo, avvocato, andare più a fondo. Però capire, e capire perché la politica, perché l'imprenditoria, la politica pusillanime e l'imprenditoria pusillanime del Veneto, che potrebbe essere un colosso, ma è un colosso senza cuore, non ha il coraggio di dire ci avete fregato perché abbiamo perso le banche di riferimento del territorio. E invece sono tutti accodati al pensiero dominante e nessuno ha il coraggio di dire caspita, adesso ci troviamo con un sistema del credito molto più costoso, molto più farraginoso, molto meno diretto, nel quale non contiamo niente. Il Veneto non conta più niente nel mondo del credito, ma il Veneto, il sistema imprenditoriale Veneto, il sistema Veneto, risulta ancora il bacino finanziario più importante del sistema bancario italiano. E quindi da una parte siamo quelli che contribuiscono maggiormente alla finanza delle banche, dall'altra parte, grazie a questa operazione che abbiamo subito, non contiamo più nulla a livello finanziario bancario. Ma i nostri politici, le nostre associazioni di categoria, non hanno, nessuno ha il coraggio di dire caspita, ci avete fregato. Comunque andiamo su, appunto, con la politica, quel momento è delicato, poi questa, appunto, questa verità, insomma, la troveremo un altro momento, però mi pare che adesso bisogna concentrarci su quello che è la necessità di un appoggio della politica, dei politici soprattutto locali e regionali, insomma, per superare questo momento. Però lei, avvocato, mi faceva un altro riferimento alla prescrizione di coloro che magari non sono assistiti, ecco, lo diciamo perché tra poco mi scatta la pubblicità. Grazie che mi ha fatto memoria, questo è un argomento molto più pratico, diciamolo. Erano divagazioni, tanto oramai chi ci ascolta credo che conosca il mio pensiero e veda la realtà. Allora, siccome i fatti per i quali noi stiamo combattendo e sono del 2015-2017 il decreto legge che mette in liquidazione le banche, è necessario, sono passati quindi 5 anni dal 2017, è necessario rinnovare la messa in mora nei confronti di coloro che noi riteniamo essere i debitori. Non elenco tutti quelli che riteniamo perché sono tanti, per cui io invito tutti i risparmiatori che fossero in ascolto o coloro che hanno la possibilità di comunicare ai risparmiatori di attivarsi per sollecitare i propri legali, che credo lo faranno automaticamente, ma coloro che fossero senza legale, per attivarsi per interrompere nuovamente la prescrizione. Noi come associazione Don Torta faremo in queste ore, entro domani o al massimo lunedì,
una lettera circolare a tutti i nostri colleghi, tutti i nostri contatti, proprio per ricordare la scadenza e stimolarli a questa lettera interruttiva, che è molto importante. Certo, interrompere i termini per evitare la prescrizione. Esatto, questo era importante perché insomma magari qualcuno può anche sfuggire oppure così non è tutelato attraverso un legale o altro, insomma, quindi datevi da fare. Allora, avvocato, noi la ringraziamo tantissimo perché sta per arrivare la pubblicità, l'aggiornamento è importante, soprattutto anche per questo ultimo aspetto, e l'altro ovviamente la politica, aiutate appunto, sentiteli le associazioni che insomma hanno necessità di superare questo momento, mi pare che questo sia l'appello in sostanza. Sì. Va bene, avvocato, la ringraziamo, grazie, alla prossima. Duri banchi e dalla prossima. E dalla prossima. Grazie, avvocato, arrivederci. Grazie, arrivederci. Bene, perché sta per scattare la pubblicità. E quindi, insomma, l'appello era importante per la prescrizione. Chi non è assistito, ecco, oppure...